mi regalate un ensemble di gruppo. Giusto, giusto. E io va? E giù? Cioè. E va? Giù? La volta scorsa abbiamo fatto un bel unboxing di questo gioco, oggi ci giochiamo oggi e facciamo il game. E magari con un po' di presunzione cerchiamo anche di spiegarvelo. Allora vediamo se ci è sembrato veramente una cagata oppure un piccolo diamante grezzo. Tagliamo le conclusioni alla fine. Un piccolo diamante grezzo, stavo dicendo. Io sono una tiefling guerriera. Di nome? Arca. Paladino mana, Nayeli, doppia, cioè arma lunga, io ce l'ho lunga. Mezzelfo chierico, Cormac. Stregone umano, Marcon. Gnoma, ladra, Prosper, brutta. Setup per ogni giocatore, va scelta una plancia come abbiamo fatto e vanno scelte, dettate dalle plance di primo livello, le carte. Le carte sono di diverso tipo e sono volontà, carte che puoi utilizzare quante volte vuoi, chiaramente una volta per turno. Carte a utilità, le carte a potere di utilità si possono usare una volta, dopodiché se c'è scritto le giri, se non c'è scritto le puoi utilizzare come se fossero a volontà. Quelle che vanno girate come quella che ha la paladina umana, gira questa carta dopo l'uso, potrà tornare attiva solo in determinate condizioni che si troveranno nel dungeon. Poi si troveranno anche le carte potere giornaliero. Questi sono i poteri più forti di ogni eroe e purtroppo una volta usate per la partita in corso non potranno mai più essere rimesse attive. Come potete vedere dall'altra immagine dovete mettere i vari segnali di spazio, ogni mazzetto da incantesimo a trappola di un fondo, le mettete divise, le mischiate e man mano poi l'avventura, mentre giochiamo vi spiegavo meglio, l'avventura vi porterà a girare determinate parti. Tessere dungeon coperte, impulsi curativi in base all'avventura, impulsi curativi sono dei rest per gli eroi, segnalini trappola quando prendiamo le trappole, vantaggio e svantaggio, poi i vari status dei personaggi e così via. Questo niente di, cioè molto molto intuitivo. Il turno di gioco è diviso in tre fasi, fase eroe, fase esplorazione e fase nemici. Quindi facciamo conto, inizio io giocherei la mia fase eroe e posso fare un movimento, il movimento è descritto dalla plancia, quindi velocità 5, tu puoi fare i 5 quadretti sul modulare. Dopodiché puoi scegliere di fare un altro movimento, un attacco, disattivare una trappola o altro. Allora, per movimento significa fare lo stesso movimento della velocità nuovamente, quindi ti muovi per 2 a livello di ruolistico. L'attacco è attivare una delle abilità che tu hai davanti a te con le carte. Il disattivare una trappola è una trappola, ci devi andare sopra, lì i segnalini di trappola sono quelli col... qui non ne abbiamo, aiutatemi. È una croce. Esatto, sì. Grazie, è una croce, trovate sulla plancia una croce, poi ve la facciamo comparire, eccola lì, in sovraimpressione, ve la facciamo comparire. Finendo il vostro turno sulla trappola o finendo col pupazzetto sulla trappola attiverete questa trappola. Ci sarà la possibilità di disattivarla, se non ricordo male, abilità escluse, tirando il dado da 20, da 1 a 10... ve la beccate sui denti, da 10, da 11 a 20 l'avete disattivata. Dopodiché c'è l'opzione altro è in base al capitolo della campagna. Questa campagna abbiamo un'azione in più che andrò a spiegare prima di partire. Sì. Come ci si muove? Ci si può muovere ortogonalmente e diagonalmente, non c'è lo spazio occupato dagli alleati ma c'è lo spazio occupato dai nemici. Nelle tessere troverete anche dei punti esclamativi che sono delle imboscate. Sono delle carte chiamate in conto che possono attivare queste imboscate. Per esempio, il personaggio si trova più vicino all'icona trappola, giocatore attivo per esempio, spawna un mostro, quindi devi girare una carta mostro e metterla in gioco e fare tutto quello che c'è scritto poi sulla carta mostro. Nelle teste ci sono le facce di Alastar, anche qui vi faccio vedere la sovraimpressione, dove il mostro andrà a spawnare quando si gira la tessera. E i tesori. E i tesori, esatto. Ci sono delle teste di tesoro che vi ho fatto vedere al centro del tavolo. E queste teste vi danno la possibilità di girare una carta, o un'antica o tesoro.
tesori possono essere guadagnati anche uccidendo il mostro. Per quanto riguarda il combattimento con un mostro, è molto molto simile a gioco ruolistico, nel senso hai un'abilità con un bonus di attacco, si tirerà il dado da 20, a questo risultato si aggiunge il bonus di attacco, se si supera la CA si colpisce. A fianco alla carta c'è il danno dell'abilità e se il mostro viene ucciso, il mostro avrà dei punti ferita. Noi nella prima avventura questa già abbiamo giocata, si oscilla da 1 a 3 punti ferita, il mostro morirà, darà dei punti esperienza, darà un tesoro. I punti esperienza generalmente possono essere usati per annullare gli incontri. Se nel turno del giocatore nessuno scopre una tessera, andrà girato obbligatoriamente una carta incontro. Gli incontri il 90% delle volte sono cose cattive, quindi spendere questi punti esperienza per annullare la carta incontro. Iniziamo all'avventura 1. Fare pulizia. Rispondendo al misterioso richiamo che vi ha condotti qui, siete arrivati alla famigerata taverna che funge da ingresso a Sottomonte, il portale spalancato. Dopo aver chiesto in giro, sentite che l'oste Durnan offre una ricompensa a chiunque sia disposto a togliere di mezzo un gruppo di banditi noti come i Becchini, che si sono rintanati nel dungeon. Ultimamente hanno osato rapinare alcuni dei suoi avventurieri e ora Durnan vuole che siano spazzati via. L'obiettivo: sconfiggere 4 mani. Numero di eroi da 2 a 5. Quindi l'avventura vi spiegherà poi quali sono le diverse tappe per quanti giocatori è. Le sue dinamiche. Esatto. Preparazione dell'avventura. 7 di tessera dungeon. Componenti speciali: tessera posto d'ingresso, che è quella che abbiamo già preparato. Collocate la tessera posto d'ingresso sul tavolo, collocate ogni eroe su un qualsiasi quadretto della tessera. Mescolate il resto della pila delle tessere dungeon, che l'abbiamo già fatto. Regole speciali dell'avventura: seguire tracce dei banditi. Questa avventura contiene una nuova azione che un eroe può effettuare. Quando un eroe effettua l'azione di seguire tracce dei banditi, può spendere 5 punti esperienza per seguire le tracce dei banditi. Non può usare mostri umani nella sua pila dei punti esperienza per questa azione, né può usarli per annullare una carta incontro. Una volta spesi i punti esperienza, l'eroe pesca dal mazzo dei mostri fino a quando non girerà una carta a mano. Collocate la miniatura di quel mostro sul simbolo imboscata più vicino all'eroe che ha seguito le tracce. Dopodiché rimescolate il mazzo dei mostri e le altre carte che avete pescato. Quando ci sono 4 mani nella pila dei punti esperienza, leggete fine. Non lo leggiamo. Parto, io mi muovo di 5, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Dai, via. Perché posso? Non potendo né attaccare né disattivare il trappole né fare. Non ho 5 punti esperienza, passo e quindi attivo la fase di esplorazione. Stando sul bordo di un coso, di una plancia, giro una nuova plancia. E vediamo che becco. Metto la freccia verso l'entrata e mi becco ben 2 trappole. No, l'ultima della team. E un mostro. Mi giri una carta mostro giallo? Allora, il mostro va assegnato al giocatore che ha girato la plancia e quel giocatore gestirà il mostro sia per gli attacchi sia per qualsiasi altra cosa per cui viene messo. Una rana? Esatto. Un umanoide, un grung. CA 13 punti ferita 1. Se il grung si trova sulla stessa tessera di un eroe, attacca l'eroe più vicino col suo pugnale. Okay. Sono le trappole? Ci penso io. Sì. Dopodiché passo alla fase successiva, che è la fase dei nemici. La fase dei nemici, praticamente io vado ad attivare tutti gli eroi che controllo io. In questo caso purtroppo la rana. La rana non si trova nella stessa tessera di un eroe. Se il grunto si trova entro una tessera di un eroe, sì. Balza per attaccare l'eroe più vicino con il suo pugnale. Quindi balza. Poi torna nella casella di partenza. Mi date il dato? Che per un attacco poi torna alla casella di partenza. Questa rana maledetta. Brutta merda. 5 più 5 e puoi tornare a casa senza toccarmi. Grazie. Yeah. E il mio turno è finito. Tocca a te, Gaetano. Yes. Quindi, ma facciamo così: va 1, 2, 3 e qua vediamo cosa c'è. Scegli tu. Arriva dalle parti. No, quella no. Spider. No, tu non dovresti aver visto. Non l'ho visto, ma che la tra però ci penso. Ah, giusto, scusate, raga, ho saltato una fase, non mi è, perché l'avevo coperta, colpa mia. La freccia è nera.
quando la freccia nera va comunque girata una carta incontro. Infatti mi ho visto un'altra freccia nera lì, mi giri una carta incontro, io non ci arrivo. Quindi abbiamo quattro carte incontro. Sì, una è alla fine del suo turno, una alla fine del mio. Fine del mio turno è evento smarriti. Senza guardarla prendi la tessera in fondo alla pila delle tessere dei dungeon e collocala in cima. Quindi vai. Perché no, perché era rimasto esatto, lì. Esatto, stai già nella fase esplorazione, quindi fase allora, nemici. Fase nemici non gioca. Non c'è, e allora giri l'incontro. Proprio bene. È ambiente. Oh, che due palle. Questo è brutto, eh. Sovraffollamento. Se c'è già una carta ambiente in gioco, scartala. Questo ambiente rimane in gioco finché non viene pescata una nuova carta ambiente. Quando esplori nuove tessere dungeon, considera le aree di imboscata come simboli mostro. Pesca una carta mostro per ogni simbolo. Quindi praticamente ogni punto esclamativo diventa una carta mostro. Allora, tocca a me. Disinnesca. Andiamo verso quella rana o andiamo verso questo bel canale tutto di La rana attaccherà quando tocca a me, quindi. Punti esperienza, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Posso fare l'azione di disattivare trappola? Giusto? O ci devo stare sopra? Ci devo stare sopra. Ah, ci devo stare sopra? Non ci arrivo, quindi. Dannazione. No, a meno che non vai detto, non vai a quella davanti a me. Ah, ti posso andare? Sì, tra di noi non stavo ci diamo. Qui, sì. 1, 2, 3, no. No, qui. Tu stavi dietro. 1, 2, 3, 4, 5. Esatto. Ti si inneschi. Disattiva trappola. Non c'è di velocità comunque. Da 0 a 10 te la becchi. Da 1 a 10 te la becchi. Da 11 a 20 la disinneschi. Potevi andare anche lì. Allora, quindi da 11 a 20 la disinnesco? Sì, se non hai abilità particolari tu, io non lo so. Ogni volta che effetti un'azione disattivare una trappola tira il dado due volte e usa il risultato più alto. Esatto. Poi sotto alle plance ogni giocatore ha un potere. Io ho affiliazione divina. Fermi tutti. Voi avete delle abilità qui sotto, l'avete visto? Fermi tutti. Grido di incoraggiamento. Cerchio di mortalità. Momento. Utilizzabile inizio l'avventura. Pesca carta tesoro, se non è un oggetto scatta la ripesca finché non ottiene un oggetto che conservi, poi mescolo il mazzo di tesori con la sua pila di scarti. Ah, oggetto utilizzabile invece di un'azione di attacco, mescola il mazzo degli incantesimi e pesca una carta, il tuo eroe lancia quell'incantesimo a caso. C'è un incantesimo, prego, mazzo di tesoro rimischiato. A un certo punto mi esplode qualcosa in testa e uno slot incantesimo. Ho fatto il primo tiro, è venuto uno. Importante. Fortunatamente però tu puoi perché sei tu. Vai. Di solito quando io facevo il DM usciva uno, qualcuno moriva. Ed è morto pure più volte, 3 consecutivamente. 13 disinnescata. Perfetto, quindi. Mi dici cosa c'è sotto? La devi vedere per forza? Sì. Io sapevo di no, va bene. Trappola fuoco 4. Trappola fuoco 4. Allora, quando disattivi un segnalino trappola che si rivela essere onesca, quindi per esempio contrassegnati con salvo, non in questo caso, prosegui il tuo turno come se non avessi effettuato un'azione disattivando trappola. Oh, però è andata bene. Quindi ho fatto la mia azione, ho fatto il movimento, ho fatto la mia azione, basta. Quindi fase esplorazione io non la faccio quindi perché devi girare non incontro. Sono a bordo e facciamo un bel incontro. Una un diversivo. Devi spendere i punti esperienza per annullare questa carta incantesimo. Se non hai abbastanza punti esperienza nella pila dei punti esperienza, devi spendere tutti i punti esperienza nella pila dei punti esperienza. Questo significa che super cazzola. Per scartare questa carta incontro dovevamo spendere 5 punti esperienza. Se non le avevamo, scartavamo tutto quello che avevamo. Ma non avendo punti esperienza, questo incontro per me è nulla. Scarta questa carta dopo averla. Oh, ma che peccato! Arrivederci. A te, bel po'. Detto questo, fase nemici non si attiva con me. No, perché sono solo io il nemico. Marco. C'è una gira che va. Gira tutte le stelle. Velocità 6. 1, 2, 3. 4. 4 vai finito. 4. Perché se c'è scritto trappola posso andare a casa. Sì. Poi? 8, 5, 6. Così vuoi, puoi farlo. Attacchiamo. La persona fa scusa. Esatto. Scusa. Un po'. Ok. Attacchiamo l'amico Fritz lì. Vai, la ranetta. Il dado è davanti a Gialù. Aspetta, qualche che fai? Attacco normale? Rombo di tuono. Cerchi. Quindi ha un fuoco, attacco di più 6. Più 6. E fa un danno. Io faccio un danno. Gli fa più di 13. Fa più di 13. Groom 14. E 6, 20. Morto.
un danno stecchito. E io so il mio potere, che è magia tempestosa. Puoi muoverti di massimo due caselle prima o dopo ogni azione di attacco che effettui. Ok, allora intanto spiego. No, tu fai fai. Intanto spiego. Una volta che succede un eroe, un mostro, scusate, si crea una pila di punti esperienza. Quindi in questo caso, questa è la nostra pila. Andremo a sovrapporre lasciando il numero di punti esperienza che dà quel mostro. Una volta che un eroe ha ucciso un mostro, in questo caso Belocca, deve pescare una tessera da tesoro e si diventa il suo tesoro. Un borsello. Un borsello. Un borsello. Oggetto. Attenzione. Sei un'arma, ma mi incazzo. Ascia pipelli. Ma porco. No, non è vero, non è vero. Ripartavo il tavolino e sto diventando una cosa. No, pietra Iona, rigenerazione. Questa minuscola pietra orbita attorno alla testa e accelera la guarigione delle tue ferite. Gioca questo oggetto immediatamente. Spettacolo. Esatto. Quando girano i tuoi poteri giornalieri o poteri esperti a faccia in gioco, recupera un PF. Quando giocherai uno giornaliero usi anche questa, ricorda. Metti tra fianco. Perfetto. Vai, 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 vai. La freccia verso un cieco vicolo. Un cieco vicolo. Allora per così si dice. Un cieco vicolo. Mi stupisce questa cosa. Però è un cieco vicolo. È morto. È morto. Monte. Due troppo. Incontro un cieco. Però adesso un tesoro. Però ci sta, sento, però esatto. Che incontro? Guarda, guarda come esplode. Ah, incontro devi comunque girare perché purtroppo ti è capitato il triangolo nero. Che sfiga. Vabbè, è uno scherzo. Aglio. Colpo letale. Il membro più isolato del tuo gruppo è bersaglio di un attacco letale. È più isolato, a pari merito, decidi tu. Beh no, più isolato credo che sia questo. È uguale, siamo a distanza 3 sta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O in diagonale è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quindi è lui è colpito. Il gruppo è qui perché la maggioranza sta qui. Ok. Quanti danni? Attacca l'eroe con la CA più bassa che non condivida una tessera con l'altro eroe se presente. Ok. Abbiamo trovato. Attacco più 6, 3 danni. Vai. Fa chi quindi? Tu devi fare l'attacco a. Devi tirare a. A mezzo elfo chierico. Senti la sciampolata, senti come ti arriva una qua. In questo momento stai segnando. 20, allora 20 significa gli fa un danno in più in questo gioco. Ah sì? Quindi 4 danni. Bam! Gioco sempre bene i miei dati. Hai praticamente sentito. Come ti chiami? Hai sentito. Cormac! Il vortex, vedete il vortex quando arriva? Uguale. Senti una cosa. Fuori dalla registrazione. Sei una merda. Sei una merda. Cioè ho 8 di vita e tu me l'hai dimezzata. A me ci stai dicendo 6 di vita, io ero morto. Fai cagare. Stai fermo e ci pigli le botte, come va? A te, Cormac, a te il turno. Una lancia qui. Ma, non venire da me. Come ti giri, fai tipo il limbo, fai. Si può giustiziare, no? Non venire da me, che è un micicolo cieco. Ma... ah, sì, separiamoci. Prima regola del dungeon, non separarsi. Soprattutto per un personaggio semi-morente. Attenzione, è una tessera speciale. Alcune tessere possono avere attenzione, dei... Attenzione, quattro... bellissima signori, tessera. Quattro mostri. Quattro mostri. La carta parla chiaro. Alcune tessere hanno degli... Quattro umani, sicuro. Alcune tessere hanno degli eventi particolari o hanno delle regole particolari che chiaramente vengono specificate dalla tessera. Sandini, quella è già da oggi non ci vedo. Gli eroi che terminano qui il loro turno non devono pescare una carta incontro, anche se non esplorano una tessera. Quindi è come se fosse una safe zone, sembra. Mi farmi dare questa. Peccato, peccato che tra l'altro quattro mostri stanno, quindi a lei l'onore di girare. Giro uno intanto. Ma vabbè, questi li conosciamo. Un Grung. Prego. Andiamo con il secondo. Falsa. Malvivente. Ce l'abbiamo. Interessante. Ed è umano, quindi è uno di quelli che cerchiamo. Sì. Molto cattivo. Molto questa è una maledetta strozza. Spada volante e vocale. Sì, perché nella prova che abbiamo fatto fuori dalle telecamere mi ha aperto il fondo schiena. Fatto attacco. Falsa. La last è vero? Chi è? Non voglio sapere quale. No! Ma che dici? Allora, questa è la safe zone, va bene? La dobbiamo ripulire per essere safe. Safe, tieni. Vabbè, sappiamo che in quella stanza ci dobbiamo usare tutti i giornalieri, raga, è facile. Sappiamo anche che sono morto.
No, perché? Iniziamo dalla rana. Che come da prima si trova sulla tessera dell'eroe. Semplicemente devi trasportarlo dietro i tetti, fare attacco e poi tornare lì. Quindi vado io, posso fare l'attacco per te? Non prego a capire. Fallito. 12. No, ho preso invece, purtroppo. Una ferita. Vado a prego. Preso, una ferita. Non ok, poi torna dove si trovava. La spada dovrebbe muoversi verso di te, se non ricordo male. Siamo in ordine di tanto morirò comunque. Allora, se la spada volante invocata si trova entro due tessere, sì, si muove in posizione adiacente all'eroe più vicino e l'attacca con la sua lana. Perfetto, quindi mettilo di lato. Prego, tiri, tiri, dai, mi uccida, dai. No, facciamo tiro a testa, dai, sì, tira tu per cui. Fai basso, 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 per favore. Bravissimo. 9. 9, non basta, più basso devi fare. Perché 8 lui. Non ha 16. E quindi è morto. È 16, c'è, il cacchio 10. 8 e 8 fa 16, 17. Ah, 17. Troppo. Ah, è 9, non 6. Ok, e quindi muore. Cormac muore. Eh sì, no, perché si becca due danni. Due danni. 2, 4, 6, 7. 6, 6, 7. Ah no, scusate. È quasi morto. Visto? Beh, no, giocate con queste persone. Esatto. Poi andiamo avanti con l'umano. L'umano. Vai Gianluca. Però tu non l'hai fatto, dai. Se il malvivente si trova entro una tessera non eroe, si muove in posizione adiacente per una tessera, vicino, non ci fa. Ah sì. Esatto. E mettilo davanti con speranza che il Benonder ce lo coprirà. Invece gli occhi vedono benissimo. Oltretutto. 16. Mi sembra che a pari passava? Pari mi sa. No, 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 a pari non passa. Prendeva, quindi muore. Vince quanti danni ha sparato? Ha fatto. È quindi l'umano che deve, lo calibra. E adesso attacca il Benonder. Cerchio di mortalità. Ah, ok, sono morto. Giusto, giusto. Sono morto? Sì, sì. Vediamo se funziona. Oh, 20, attenzione, ha tirato 20, ragazzi. Quindi lui è un PF, attenzione, resiste alla morte. Leggiamo, leggiamo. Cerchio di mortalità. Quando tu o un altro eroe, per colpa sua, entro una tessera da te, scendete esattamente a 0 PF e tira un dado. Con un risultato pari o superiore a 11, quell'eroe scende invece a 1 PF. Quindi lui si rialza, ma il Benonder ancora attacca. Cioè, sono vivo! Morirò! Ma non è questo il giorno! Si riattiva quello? Si muove in posizione adiacente all'eroe più vicino e attacca quell'eroe con il suo morso. Vabbè. Chi è che deve dire dato per il Benonder? Ma se è occupato passa attraverso i mostri. No, devi dire dato per il Benonder. Aspetta adiacente. Non voglio prendere, ma sicuro che può arrivare. Sicuro che può farsi fluttuazione. Come fa sta cosa così grossa? Beh, che è una testa fluttuante. Secondo me non ci passa. È una porta stretta. Può attaccare diagonalmente, quindi lui si mette qui. Non vi preoccupate. Allora ci penso io, ragazzi. Sì, morto. Quindi lo puoi rifare. Sì. Lo puoi fare all'infinito, dai. Ma non è questo il giorno. E invece sì. E invece sì. Morto, sì. Ma che vuoi da me? Ma gioco punteggio. Le fai. Le fai in campo. Onesto. Onesto. Gioco punteggio. Allora. È il mio turno. Posso fare casino? Posso? È ucciso. Ma vi faccio una domanda. Posso fare casino? Vai. Sfida del campione. Utilizzabile nella fase eroe. Scegli fino a 8 mostri entro due tessere da te. Uno. No. E due. Uno solo. No, scusa. Uno e due. Entro due. Io sto qui. Uno e due. Quindi loro li becco. Mi penso a un bicchierino. Colloca il tuo eroe. No, scusa. Nel due tessere del tuo eroe. Colloca in posizione adiacente al mio eroe. Quindi. Uno. Comando. Uno. Ah, ecco. Due. Tre. No, tu no. Quattro. Quattro. Salve. Salve. Cioè, ti ricordi che lì c'è un piccolo cieco, sì? Non riusciamo più. Noi scappiamo. Io faccio una cappella. E adesso tiro il giornaliero. Quanto c'hai il Benonder zombie di vita? Perché almeno se lo ammazzo ci provo. 3 PF. E allora ci provo. Lo tiro contro il Benonder zombie. No. 20 morto! Dai, io dico che il dado è truccato. No, lo champion! Abbiamo un paladino che spacca. No, no, finito, non così. Faccio più niente. Ma non prendi la carta tesoro, prendi la carta tesoro. Intanto questo va a finire sulla pila dell'esperienza. E mi fa sapere una cosa. Tesoro. Oggetto, anello del controllo degli Scaladar. Tu hai studiato chi sono gli Scaladar? Scaladar sono questi.
Questo anello di rame può temporaneamente controllare gli orrori a forma di scorpione noti come Scaladar. Lo scorpione. Questo è Scaladar. Vabbè. Attiva uno scala dentro una testa d'altro eroe, si muove e attacca come se fosse tuo alleato. Quindi si espona lo scala a favore nostro. Io ho finito, il mio paladino va in ad assopirsi. Mi fai un incontro per favore, mi fai leggere un incontro. Male. Male? Evento, un momento di respiro, perché io non ho scoperto tessere. Un momento di respiro. Almeno per un istante non c'è nulla che aggredisca il tuo corpo o i tuoi sensi. Non accade nulla, prego. Buono, male. Io ho risolto la situazione, buono, ragazzi. Tu fai problemi, tu crei danno. Ma che vuoi da me? Ma che c'entro? Io rubo tesori. Vai. Oh, beh. Salve, signor guerriero. Allora, ti ricordo che la nostra missione è uccidere quattro umani. Specie io spero soltanto che quella quel territorio cambi, perché è un piede nel fondo schiena. 12 più 8. 20. All'umano. 30 danni a tutti? Attacca ogni mostro alla torre, quindi tiro uno. Morti tutti. Tutti, inchiappi tutti. Morti tutti. Ah, uno per ognuno? Sì. Uno per tutti. Sì, sì, quando parla di attaccare tutti vale un attacco per tutti. Che ingaggesimo, no, cioè che roba è? È giornaliero. Giornaliero. Tu uccidi, non devi tenere tu per i tuoi punti. No, 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 sono collettivi. Sono collettivi, rispondo. Tre danni a tutti. Invece i... Pam, pam, pam. Gli umani, aspetta, l'umano mettilo su una pila a parte perché non può essere speso. L'umano possiamo spendere solo per il fine... E attenzione, il paladino e il guerriero fanno Le gira una carta incontro. No, lei prende tesori? Sì. Ah, lui si becca tesoro. No, uno. Ne uccidi uno, sì. Purtroppo c'è sempre un tesoro. C'è la carta. L'ho letto. Spada ruba 9 vite di Zaltar. La mettono nell'avventura di Gianluca. La Zaltar invece è azione di attacco. Attacca un mostro adiacente. Con il risultato di 20 al dado. Vabbè, intanto calma, leggi 3. A voi, a punto. Ma io devo tirare 20. Puoi sconfiggere istantaneamente quel mostro. Se lo fai, rimuovi questa carta dal gioco per essere avventura. Se no, fa 3 danni. E se manca. Se no, fa 3 danni, manca un danno. Come la giornaliera attiva sempre. Se invece fa 20, la scarti e ammazzi il mostro. Cioè, tu fai sbam nel terra. Quindi rimbalza una scheggia nell'occhio e quello. Oh, non prende un danno. Quindi è meglio una spada che non fa 20. Esatto. No, se fai 20 bene, se non fai 20 contro una rana, bestia. Bene, bene, benissimo. Prego, signor incontro. Lui incontro. Si incontra. No. Cambiato territorio? No, non lo so, non l'ho letta, però credo di aver letto solo questo. Evento, runa antica. Infatti. Pesca una carta runa antica e tira un dado. Con un risultato pari o inferiore a 10 risolvi l'effetto malefico sulla della carta. Con un risultato pari o superiore a 11, benefico. Quello benefico. Bene. E ti parco! No, 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 esatto, è in bilico. È in bilico. Vai. Le truffe era un 9. No, non era un 9. Mo è un 10. Malefico. Malefico. I goblin, gli Yogo Goblin e i Bugbear ti considerano sempre l'eroe più vicino a loro. Okay, quindi ti odiano. Esatto, se usciranno fuori i Bugbear. Conserva questa cassa finché non spendi un impulso curativo o fino alla fine dell'avventura. Tandello pure devi piacere il botte, esatto. No? Prego, signor Ladro, vai a rubare. Allora, la non ricordo i movimenti. Quindi della serie ci piglio le botte, ci piglio le botte da goblin e poi posso fare 6. Praticamente. Sì. Poi posso fare 6. Giusto, posso continuare il movimento? Sì, sì, sì. Dopo l'azione. Se non becchi la trappola sul muso. Vai, la trappola sul muso, ce l'ho la camera. E poi qua. Stirpe dei goblin. La trappola sul muso ci vado io. Sopra 11. Si prende solo tutto. Questo non è andato, ma ne diremo due volte. E che vorrà succedere? È in bilico! Piglia un po' una testa e tira sopra le teste, per favore. Sta cosa era, qualcuno ti aveva regalato. Uno? Qualcuno ti aveva regalato. Leggiamo cosa si becca. Aspetta, perché posso usare qualcosa. Posso usare le altre carte adesso? No, però. Niente. Vado? Quanti danni ti prendi? Ti prendi danni? Pesca! Ti pesca una tappa. Una trappola? Sì, pesca, c'è scritto cos'è. Una carezza.
No, raggio frastornante. Guarda, colloca il segnalino raggio frastornante sulla tessera del tuo eroe. Innesca la trappola durante la tua fase di nemica. Scatta un mostro dalla pila dei punti esperienza. Di disattivazione fallita, innesca questa trappola. Te lo lascio. Vabbè, vuoi leggermi intanto nel frattempo e devi sempre girare. Non fa niente. No, devo fare. Devo togliere uno di questi. Io direi togli la rana e c'è un punto d'esperienza. Ok. Devo fare una carta in botte perché non ho mai scovato. Pesca una carta trappola e colore con i due rossi. Fallo così. Com'è, com'è? Pesca una carta trappola. Mostra del potere trappola. E collocala con i due mostri. Quindi c'è una trappola. Guardiano ullante. Colloca il segnalino guardiano volante sulla tessera del tuo eroe. Però rotto i maroni, Innesca la trappola durante la tua fase dei nemici. Colloca un nuovo mostro sulle due aree di imboscata vuote più vicine. Ci penso io a disattivare le trappole, cheat. No, sto leggendo, tu ti puoi muovere, ma la carta viene dietro di te, quindi finché c'è questa carta, c'è queste carte addosso, ti si attiva ogni fase mostro questo. In esatto, ogni fase nemici. Quindi io posso continuare. Sì, sì, sì. Vai, Gio, vai, per go. Vado, sì. Guarda, so buono, Non te lo prendo il tesoro, te lo lascio io. Devi, ma tanto tu spendi per disattivare le trappole, stai qua 20 anni da solo, Stelle. Perché non ho voluto usare quella. Va bene, quello passo, perderesti un turno, perderesti, perché devi togliere tutto. Cavoli tuoi. No, io mi posso muovere. Devo fare solo a disattivare la trappola. 1, 2, 3, 4, 5. Ma se vado qua che faccio? Voglio fare questo. Niente. Vabbè, niente. Quello è un imboscato. Si attiva in base a degli eventi. Si attiva dopo lui. Ah, rimuovi un'altra volta. Vai nella safe zone. Così non dobbiamo spawnare la carta. Dobbiamo spawnare la carta. 2, 3, 4, 5. A posto. Non dobbiamo spawnare. Salvo. Vai mezzo morto. Allora. Oh, se ce la faccio vengo a curarla alla fine del turno. Faccio vita falsata. A lei può curarsi. No, più che altro mi crea una mi creo due punti, due PF. Sì, quindi tu avresti 10 punti. 10 punti, punti per già è qualcosa. Ho qua dentro. Io vorrei esplorare, però siccome sto crepando. C'hai paura. Ok. Aspettiamo che arriviamo tutti lì. Esatto, teoricamente andiamo tutti lì. Cioè quasi tutti, perché quello mostra un po' zoppo. Li metto qua e è a posto, perfetto. Io posso. Quindi nessuno va a aiutarlo per là. No, ci faccia lui. Ce la fa. Ti serve la mano? No, no, io attivo tutto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Soprattutto io c'era un mostro. Non mi metto sul limite perché non mi va anche a me di girare la tessera. Aspettiamo. Ci aspettiamo già lui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E a 4 e 5 davanti 4. Perché esatto, così. Davanti di dove si gira. Bravo, difendi. Allora, quindi io posso fare così. Sì. Andando questo. Ah, questo è sempre. Niente, devi rispondere solo. Ma ci dove mi serve? Tripia adesso. Armadio. Tesoro. Oggetto armatura dell'invulnerabilità. Gioca questo oggetto immediatamente. Mentre questo oggetto è a faccia in su, il tuo eroe ottiene un bonus di più 1 alla CA. Quando subisci uno o più danni, puoi girare questa carta a faccia in giù per annullare quei danni. Ok, quindi la mettiamo. Questa servirebbe a qualcuno qui presente, è importante. Ok, l'ho trovato io casualmente. Adesso finisco a fare il movimento. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 e 5. Ci proviamo. Adesso vada in 2, 1 di trappola. 2 di, diciamo. Due sono... Dimo, vorrai che uno... Ce ne due, sei l'unico che c'ha due trappole. Tre. Prima è andata male. Sono io che disinnesco le trappole. Vabbè. Cinque. Come si fa? È invidico, Quindi torniamo indietro a darti la mano. Questi sono tutti i 20 che abbiamo tirato prima. Adesso, capito? Allora, come funziona? Allora... innanzitutto devo fare una carta incontro. No, ma devo fare la fase nemici. Esatto, devi tirare. Ok, la fase nemici colloca un mostro sulle due aree di imboscata vuote più vicine. Quindi è un mostro sulle due aree. Non un mostro l'uno. Uno è qui e uno è qui. Non un mostro l'uno, però. Le più vicine a te sono qui e qui. Ma non un mostro l'uno. Uno è uno. Sì, un mostro sulle due aree.
O se no è 1 e 1. Facciamone uno, dai. Allora ragazzi, per convenienza facciamo uno solo. Poi se abbiamo sbagliato... È colpa dell'Asmodi che tra i due. Vai. Grande Asmodi. Dunque. Sì. Va bene. Quindi... Fatto sta che comunque okay, l'altra macini un mostro. Un mostro da una pila. Devi sempre girare un incontro con lui. Lui sì, questo sì. Questo è vero, lo devo fare. Sopraffatti. Ogni eroe subisce una montata di danni pari al numero di mostri che controlla. Vabbè, dai. Quindi uno? Lui. Uno. E l'armatura non vale? No. Ci stiamo movimento. Vieni a morire con me. Attacco. Macron è la mia. Quando sali però? Debolire uno. C'ha un di ferita uno, prego. Dai, dai che ti uccido. Basta 9. Voglia dice. Basta 9 per ucciderlo. Basta 9 per ucciderlo. 7, non è bastato. Però io c'ho sempre magia tempestosa. Puoi muoverti massimo di 2 caselle prima o dopo ogni azione attacco che effetti. Sì, ricordaglielo a questi. 1 e 2. No, faccio paura. Perché scusiamo le ragazzi? Ma qua su stava. Vabbè, Mario, prego, ci devi incontro. No, perché stava sei bravo, non ha senso, vai a te. Riede, no! A sto punto apri la stanza. No, non apri la stanza. Hai praticamente fatto. C'è qualcosa che puoi attaccare da una casella all'altra? No. Sì, tira un gioco. No, però se vuoi. Posso dargli svantaggio al mostro? No. Non mi serve. No, aspetta. Mandate via perché così. Esatto, mo gli vado a bel culo. Mezzatelo che tramonta. Faccio il incantesimo. Se vuoi il capo. Io disinnesco le trappole. Ho visto. Vabbè, che sto facendo? Ah, no, una cosa la posso fare. Esatto. Spendo il punti azione. Quanti se ne possono uno spendere? 5. 3, 3, 6. 3, 8, 6. Allora, scatta i due e cerchiamo l'umano. Cerchiamo l'umano, noi stiamo presi. Giusto. Eccolo qua, c'è un altro fenomeno. Veterano. Un bel veterano, ecco qua. Allora, il veterano va piazzato, vado a rileggere. Se è scoperta o qualsiasi. Ma perché deve piazzare qua? Piazzato l'udo qua. Cioè, io non ho capito questa storia. Ma perché mi deve mettere due mostri vicino? Collocate la miniatura del mostro nel simbolo imboscata più vicino all'eroe che ha seguito le tracce. Il simbolo imboscata, quindi... Mi dispiace, ma... Non c'è scritto coperto. Quindi lo devi mettere qua vicino. Lì, esatto. Io sto giocando con la massa, no? Vabbè, dai, sono d'accordo. Che uno glielo massacra. Massacra tutti, ammazzateli. Vado? Vadi. Vadi lei. Vado con il mio scopo. 20! Prego, buon morire. Io dico. Andiamo di fede, c'è. Non lo so. Uno. Ci ho spiegato un 20. Male, quello va, esatto, rimani perfetto. E poi apro la stanza, mi sono rotto il cazzo. Ma così? Ma l'ombra la lasciamo lì? Sì, tanto ci penserà qualcun altro, penso che per blocca. Voglio pensare. Ah, io ho provato a attaccare però. Dimmi che non ci stanno punti di imboscata. Non ci sono punti di imboscata, c'è un mostro e c'è un segnalino nero grosso come una casa. Allora, mi metti due trappole per favore? Sì. E mi gira il mostro, grazie, che mi arriva subito sui denti. Incontro. Maledetta. Strega? Odio, spada volante. Vabbè, questa. Siamo vecchi amici, siamo. Spada volante. Incontro. Ok, me la fa venire verso di me la spada volante? Certo. Mi fate un attacco con più 8 e mi prendo un danno perché tanto già so che me lo prendo? Vai, prego. Quando c'è? C'è? Più 8. 10, 18. Guarda, poi 17. Io me la prendo sempre. Io poi ci li dico di conti, poi ci li dico. Incontro. Carta incontro? Sì. Però no. Perché sei qui? No, sì, perché c'è troppo vince su tutto il segnale nero. Perfetto, sulle vostre tracce colloca un mostro sull'area di imboscata vuota più vicina. Dietro di me. Dietro di me. Vuota più vicina, sì. Ma perché il diavolo? Mi piace. Vabbè, però si attiva un mostro. A me, il mostro comando è conta. Processione di fantasmi. Non collocare un mostro. Sai come si dice? Guardatevi. Si dice anche quello. No, si dice... No, così... Andiamo avanti, prego, a te. Potrei finire questa prima avventura che dura 40 minuti e dura. Un'avventura infinita! Utilizzare invece l'azione di attaccolo, va bene. Attacco? Come un nano? Sì. Nuovo nano. Mescola il mazzo degli incantesimi. Attaccolo? L'ottavo nano. Attaccolo? Mescola
il mazzo di incantesimi, pesca una carta e il tuo re lancia quegli incantesimi. Così, a buffo. Una cosa, ma... E a me mi è sorto. Poi mette l'altro, così lo controllo almeno, per favore. No, ma conta anche quello. Giralo un po'. Sono giro. Gira un po' quello qui sotto. Che c'è scritto? Qualcosa di scandala? Stupido! Scandala, no. Scandala non controllabile da Sauron. Stupido! Come si chiama quello? Io ti lancio! Charm si mostri! Perché non è, lo controlliamo, charmiamo! Scegli un avversario entro la tessera dell'incantatore. Ma con l'avversario in posizione adiacente a un altro avversario, entro una tessera dell'uno infliggita a un secondo avversario. Non ci sta dentro una tessera. Vai! Ti faccio il passino fino a? Qui. Sì, quelli, va. Vai! Tocca a Moa! Bocca al lupo. Ne togliamo queste trappole dei coglioni. 1, 2, 3, 4, 5. Le levo, attenzione. Prova lui. Guarda, ne ho 4, 4. Vabbè, però è rotto il cazzo. Non male. Sì, era sì. Però era il mirico, raga. Era veramente il mirico. Era bilico. Ma che era? Era il mirico. Era il mirico. Raga, 16. Vedi che era destino? Togliamo codesta. Se non rispondo con un altro mostro. La volta disattiva. Quest'altra però non la passiamo, quindi... Però non abbiamo niente da macinare, quindi ci attacchiamo. Gli umani non si possono macinare. C'è scritto. Non possono essere usati per spendere un adesso spesso. Quindi fase nemici. Fase nemici. Che fa? Se l'ombra si trova entro una tessera da un eroe, okay, si muove in posizione adiacente all'eroe con la CA più bassa entro una tessera dell'ombra. Chi è che c'ha la CA? E attacca quella 14, 14, ma io c'ho più uno. Esatto, quindi la becchi tu. Potevi stare anche qua, potevi stare, avrebbe comunque preso. Se fossi andato ad esplorare. No, non volevo esplorare. Bravo. Il capitano mi ha detto di no, non lo fa. Ma infatti tu che ti pigli un danno, non lo aspetta, aspetta, la scena più bassa di tessera dell'ombra e attacca quell'eroe con risucchio. Te lo so. Niente, non è. No, con risucchio di forza, non era quello. E mi indebolisce, voglio dire che cazzo mi notate. Altrimenti l'ombra si muove di una tessera verso l'eroe più vicino. L'attacco comunque lo fa. Sì, sì. Quindi è più 6. Sì. Quando c'è di CA? 14. Mi piace, mi piace come fai 4, fai 3. Mi piace come mi piace 14. Mi piace. Se tiro 8 mi piace. Era sotto 8. Mi piace come anche la sotto 8. Mi piace come diri tu. Guarda un po'. Birico. 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 No, è birico. È birico. Pari, si becca il danno. Si becca il danno. Detto ciò, fase nemici terminata, fase incontro. No, stiamo nella safe zone. No, voi, chi sto giocando? Voi. Speravo. Sulle vostre tracce, hai rotto i coglioni. Colloca, no? C'è un sacco di problemi. Sotto? Colloca. Sto passando facendo click, clack, clack. Ma fa la roba, troppo. È un ladro, è un ladro. Nel partito dicendo ci penso io a muovere le tracce. No, dalle facce lì a credoio è tutto a posto. Sto piano. Oh, vai ragazzi, sto bello. Che prende un tesoro, dove? Colloca. Colloca, no, mostro sull'area di imboscata più vicino. No, è questo. Quindi scappa, fotti del cazzo di quella ragazza in spalla. Ci insegue. Vabbè, sti cazzi, fallami. Ok, finish. Uccidi. Per meno male. Con la pasta, con la massa che c'ha questo. Con la massa. Questa fa le pizze. Esatto, questa fa le pizze. E gli tira la prima pizza in faccia. Ma io posso muovere pure dopo? Sì. Per aver fatto azione sì. Amico, sei morto. Boom! Amico, sei fottuto. Dici tu, mi vado via. E allora mi sposto solo fino a qui. Questo, se lo manco, faccio un danno. È un ombra, è la seconda volta. È difficile prenderla. È difficile prenderla. È un'ombra. Prego, allora. Che stregone fallato che abbiamo, guarda. Che stregone fallato che abbiamo, guarda. 17. Morto. Giusto. E... più uno di CA. Chi è più uno di CA? Io più uno di CA. Io c'ho uno di CA, esatto. Un tesoro, grazie. Yeah. Vediamo un po'. Ah. Buono. Pozione di guarigione superiore. Oh, questo superiore. Delizioso liquido può salvarti la vita.
il tuo eroe o un eroe a 10 kg? Il tuo eroe recupera 3 punti ferite. No, aspetta, devi iniziare durante la fase eroe. Dopo, oh, importante. Esatto. Molto, molto importante. E... no, ancora è la sua fase, perché lui non si è mosso. E non mi sono mosso, solo attaccato. Sì, sì. Allora lo spendi e... allora... scatti questa carta dove aver ragionato. Tra 10 kg e 22, no? Oh, ve lo dico. 3 ha detto, Non è male. Visto il giochino. No, ok, allora tocca al mio turno. Ora io ti faccio una domanda, ti serve una mano? Te la richiedo. No, 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 come io, prima. Io. La mano. No. Sto facendo tutto la sola. Io te lo domando. Click, clack, Io ti serve quel trovato il gioco io. Che fa? Sta come sta staccando di là. Quando c'è? C'è la spada. Non l'ho ucciso però, perché gli faccio solo. Cioè, quanto ma queste spade qui? Queste spade qui sarebbero queste spade qui. No, quello che fanno i candidati lo usate prima bene. Queste spade qui sarebbero anche queste spade qui? Sì. Cosa? Che quindi sei tu che ci stai mandando le spade? Io passo. Purtroppo devo girare in conto così però. Sì, perché stai là di forza. Guarda, siamo qua, giovani. Non ce ne frega una mazza, non accade nulla. Oh, tu c'hai un... che? C'hai un cuore... c'è un cuore veramente grande. C'è un cuore enorme. Enorme. Così, guarda. Come la telecamera. Ah, complimenti. Due. Puoi ritirarci? No, qualcuno. Con uno posso ritirare. Vabbè, niente. Hai quasi preso lui. Sì. Che serve? Aspetta, quasi preso lui. Oh, fa un po' che tocca a te, va, facci ridere. Scash! Vai, là, fai sti 5. No, fai prima sti 5. Ma sì, ma me ne vado io. La spalla qua. Andiamo paralleli. 1, 2, 3, 4. Le rimuovo io le trappole dopo, montando ne rimuovo una. Sì, poi dopo ci penso a quell'altro. 14. E niente, non è, finalmente. La sventura è andata via. Ah, perché non ero vicino a voi. Esatto. Raggio stordente. A te, prego. No, tocca a me, ancora devo muovere quello. Fase nemici, c'ho questo. Ah, c'è raggio, scusa. Quando si muove? Si muove, sì. La spada volante spettrale si trova entro due tessere da un eroe. Si trova dentro due tessere? Sì. Si muove in posizione adiacente all'eroe più vicino e attacca quell'eroe con la sua lama. Ho mica detto. Questo sei tu? Sì, perché? Cioè, no, è più vicino a no, quello. Domanda, no, no. Sì. Più vicino sei tu. E ti prendi. Altrimenti la spada volante spettrale si muove di due tessere verso le parti più vicine. Allora, protetta, la spada volante spettrale è immune a tutte le condizioni. Piglia lo sto dando, così curo e curo di due tutti quelli che sono una tessera da me, quindi ha un... Nel caso può essere cioè, un effetto me, di condizione? No. Quant'è? 9. 12. 21. Che mezz'oretta ha preso? Un danno. Due danni. Può essere il mostro solo agli effetti di nuovo condizioni. La tua fa due danni? La mia fa uno. Mi era come una danna, la vedo un po' dopo punti. C'hai una... tu puoi rimuovere condizioni? No, l'ho super spada, ragazzi. Vabbè, grazie. Un modello. È una super spada, penso. Capitano, affondiamo, capitano Anno, affondiamo. Dai, vai, per le cose, Vengo, andi stappio. Stappio questo. Un momento di stappio. Stappio con Andre. La indovino con una. Presa. Bravissimo. No. Sei lo stremo. Però puoi fare movimento se vuoi. Sì, questo sto bello. Prego. Lei torna più veloce. Ricordiamo che non cacciamo carte incontro perché ci troviamo nella stanza ma un posto nascosto. Che appena estratta era una stanza. Ci ha salvato il culo. Esatto, ci ha salvato il culo sta stanza, ragazzi. Tu questo un 7. Questa qua. Questa è la sua. Quanti danni gli hai fatto? 11 più 7, 18. Però quanti danni gli hai fatto? Ah, danni? Uno. Allora non è morta, perché questa è di ferro. Che palle. Non vi preoccupate, ho volato di lei. Ok, rifaccio il turno quello epico. Uso la mia abilità attacco irruento. Colloca il tuo eroe a fianco a un mostro. E faccio l'attacco. Sta lì, in mezzo alla testa. 20. Bilbo. 17 accettato. Perché non gli fai? Fa 1. Era? Perché no? C'è un danno qua, un danno là, perché da 3 punti di vita, ma perché il tuo è sgravissimo? Da 3. Va bene.
Allora, un altro danno l'ho fatto. Poi tiro in posizione delle mani. Chi si trova una tessera da me, quindi tutti, guadagna 2 punti ferita. Guadagna? No, guadagna, cura. Recupera 2 punti ferita. Ok. Senta, faccio la tua. Aspetta, io devo finire. Simone, a posizione del centro del più vicino, attacca con l'eroe con la lama. Attacca a me. Dado? Attacca, no, non può attaccare me. No, attacca a chi c'ha. Gaetano. Quello è Gaetano, quello scudo. Però lo scudo fra mio. 10. 18. 18. Sì, preso. Col peso. Quanti danni? Uno. E poi. Allora, io faccio. Allora, non mi muovo. Ci mancano 2 umani comunque ancora. Non mi muovo perché posso attaccare con la spada. No, 3? 2. Non è facile allora. Scusa, quanti punti di esperienza ci abbiamo? Due. Niente. Vai. Attacco quella spada lì, sì. Poi uso il potere spada di scudo. Mi fa attaccare un altro modo di accendere. Posso. Questo è dicendo. Cazzo, sta dopo. È il cane che sta. È il cane che sta dopo. Cioè non posso questo dire culo, ma posso dire cazzo. È decente, sì. Questo? Tu quale sei? Sì, quello con lo scudo? Ok, sì. Allora, intanto io attacco il nostro danno a me. Poi fa un suo spazio scuro, che è a volontà. 9 e 8. 17. Sì, preso, scusa. Pure a me. Preso. Posto. Morta a spazio. Questa? Abbiamo un danno e un danno faccio. Ma tutti e due mazzi? Sì, perché usando spada e scudo posso attaccare un altro nostro di un tesoro. Quindi un tesoro con te. E inoltre poi abbiamo un migliorama! Mazza della distruzione. Quella la butti? No, spada e mazza. Utilizza più emergenziazione di attacco. Attacco un mosso decente. Attacco infligge più 2 danni e non morti. Questo è buono. Very good. Quindi incontro non ne hai, mood punstri non ne hai. Maledette spade volanti dei nemici. Praticamente ho la spada qui? Ruba 9 vite in bocca e la mazza della distruzione in mano. E lo scudo da trovare. Madonna, stai bella. Azzazza. Quindi tocca a me. Siappa, gnometta. 1, 2. Rimuovi tutti i segnali di trappola, faccia in giù sulla tessera. Penso via, ci stavi sopra. La tessera, basta che andiamo in una tessera e lo vabbè, ok, uno, vabbè, guarda. Rimuovi, vai. Mi muovo tutti. Non prendo tesori, niente, vero? No. Però li devo vedere io. Perché se quando disattivi con successo un segnino trappola che si rivela essere un'esca, prosegui il tuo turno come se non avessi effettuato una parte. Quindi abbiamo gatto, capito? Poi io, sai che vi dico? Vabbè, dobbiamo già esplorare, gatto. Prendi, potremmo usare il codo di una cosa. 2, 3, 4. Sì. Fa tutto, fa. E mo faccio pure questo. Consumo. Perché tanto mo lui spona il tizio qui. Perché consumo. Lo spona 5 uccidiamo. 5 punti esperienza per un umano. Dove sbuca però questo? Qui. Nel vicino. Il vicino, a... ci sto sopra io. Sì. Quindi sopra. Quindi qui. Sì, io a fianco. All'angolo. Salve. Così. Un altro mostro spona. Sì, un altro mostro. Non spero una no. Freccia così. Se non male abbiamo fatto. Dobbiamo ucciderla e abbiamo finito questa stra maledetta partita. Gira una carta incontro o prima una carta. Un mostro. Umano. Sì. Umano? Buono. Ottimo. Hai aperto la porta così. Salve. Salve. E adesso una carta incontro. Sì, beh. Cioè questa non se ne è mai andata. E l'altra volta ne abbiamo cambiati 3-4. Capo teso. Scegli una trappola entro 2 tessere dal tuo eroe e innescola come se il tuo eroe fosse sopra di essa. Non c'è. Una, due, non c'è. Non c'è, non c'è. Ottimo. Sicuro non vado, io, vado io, vado io. Vai, vai. 2 tessere. Vabbè, puoi pure innescala, sti cazzo. Cioè, nel senso. No, innescala come se tu ci fossi sopra. Ah. Entro 2 tessere no. Con danni. Ma se io devo seguire un sasso. Quando a letto, se non ricordo mai, devi seguire la strada. I muri invalicabili, i muri neri. Esatto. Ok, quindi abbiamo fatto adesso fase dei nemici. Sì. Se il capo dei malviventi si trova entro 2 tessere da un eroe, attacca l'eroe con meno punti ferita. Entro 2 tessere dal capo dei malviventi con la sua balestra. Meno punti ferita? E allora lui. Vabbè, ma non scherzi. Sì, tocca a tra. Che devo fare? Io non so. C'ho via il batte? Sì, ma bisogna finire. Datemi il dato. Mi fa 7 più
E se manca. Due, se vale. Manca fa un danno. Ma è vari. 4. Birichissimo. Birichissimo 7 di 3 20. Quanti danni? 14. Ti toglie due danni, ti fa due danni. Vabbè dai, non sei ancora morto. Non ti sei ancora morto. E poi abbiamo tutti due gli impulsi curativi. Poi io posso fare il cerchio di mortalità su di lui. Avete gli impulsi curativi? E quando è che lo posso fare? No, quando ci credo. Quando capacità speciale, capo dei malviventi. Dopo che il capo dei malviventi è stato attivato, attiva immediatamente anche ogni malvivente in gioco. Quindi disattiva. Poi dopo disattiva due volte. Certo. Attacca due volte. Passiamo all'altro. Se il malvivente si trova entro una tessera di un eroe, si muove in posizione adiacente all'eroe più vicino. Si attacca quell'eroe con la sua mazza. Altrimenti il malvivente si muove. Vai, fatti due attacchi e ti fa due mazzate. 7 più 6. Mangato. 7 più 6 fa 13, benissimo, perché io c'ho 15 con la carta quella lì. Ottimo, ottimo. 7 più 6 preso. No, che palle, vabbè, svantaggio. Puoi annullare l'aspa levando la tua armatura però. Sì. Adesso non è più direi, eh. Perché dopo si resetta tutto con gli oggetti? Gli oggetti, se non mi sbaglio, quando subisci uno o più danni puoi girare questa carta a faccia in giù. Anche perché per la gira a faccia in giù non è che la vendi. Quindi tolgo anche questo. Sì. Detto ciò, a poco. Perché lui ha fatto, lui ha fatto. Non può essere acquistata, venduta o scartata. Questa me la tengo, esatto. Vita natural durante. Io ho finito. Finché non la scarti che ti si attiva. Io attacco con tre. Io c'ho poco. No, no, io questo qua lo distruggo. Attivo questo. Scegli una tessera e due o tre tessere al tuo eroe. Attacca ogni mostro su quella tessera e vabbè. Ci attacco più 6, però se faccio 3 danni, se manco un danno, lo faccio la giocata. Rusta Furia è il paladino, se incomincia a gastare bene abilità. Vado. Traduzione, Rusta Furia. Sì, scusa. Piace molto. Piace tantissimo il paladino. 17. Se sai scegliere bene. Lo prendi. Gli faccio 3 danni. Ce n'ha 2, è morto. Morto. Mi è attaccato. Non ti permette più, Muoviti e mangio, alla romana. Poi puoi fare tre passi. Come so, a memoria pure io. Due, scusa. Perché? Vai a tutta, spaccagli il fondo schiena. Posso dire l'anno per una volta? O lo devo censurare? Mi secondo. Non c'è il rigoro. Niente, già mai niente. Attacco un mostro adiacente. Posso fargli giusto questo qui che lo faccio, io faccio con degli svantaggi il mostro. E niente, non è. Ah, quando utilizzo questo puro, un punto ferito. Quando poi finisce, no? Faccio verso la tomba. Cioè? Tutti gli attacchi valgono doppio. Cioè, se gli faccio un danno fa due danni? Sì, cioè gli avete messo il monte e quell'altro. Quindi tocca a... No, tu l'incontro devi fare. Un danno. Per esempio nella stanzetta. Punto ferita, un povero Cristo. Energie curative, ogni mostro recupera un PF. Ce l'aveva il danno? No, allora io mo faccio come fa un mio vecchio amico della scuola. Non è un amico, è fantasia. Ah, doppi danni. Uno e due passi, poi mi ficco due dita sulla testa e faccio il teletrasporto. Cosa fa? Colloca il tuo eroe in posizione adiacente e un mostro dentro una testa del tuo eroe. E teletrasporto, punto. Poi attacchi quel mostro. E teletrasporto. 14 o 20, quindi nel bene o nel male. No, 14 si vede proprio la prova e dalla telecamera. Quindi gli faccio un danno, è morto? Moltissimo. No, gli fai più di un danno. Vabbè, è mortissimo anche con uno. Non posso urlare perché è mezzanotte. Oh, contate un urlo, lo metterò nell'editing. Permesso da roba. Fiamma! E usciamo fiamme. Vuoi un altro effetto? Scegli, vai. L'effetto è... L'effetto che volete, quello cercate. Ti faccio tutto, adesso spenderò. Faccio con tutti. Anche se per un attimo, non è stato. Quando ha fatto gli faccio questo, pensavo che stava quella fare. Il cannone dell'anima è trapassato. A me invece mi trapassava. Allora, vado a leggere l'esito di questa. I banditi sono stati tolti di mezzo, almeno per il momento. È ora di tornare al portale spalancato e di recuperare la vostra ricompensa. Vittoria. Gli eroi vincono l'avventura quando hanno 4 mani nella loro pila di punti esperienza. Conseguenze. Se gli eroi completano senza alcun impulso curativo, ognuno di essi riceve, scusate, 200 monete d'oro, quindi ognuno di noi guadagna 200 monete d'oro. Noi, tranne lui, abbiamo appena affrontato. Abbiamo appena affrontato la prima avventura del Dungeon del Mago Folle, sì. È edita da Asmodee. Sì. Avventura bellissima.
Asmodee sa fare i giochi, sì. E infatti lo rivenderemo, e l'Asmodee ci regalerà Gloomhaven. Mi piace. Anche a me. Sì, mi piace. Challenge accepted. Allora, il gioco ci è piaciuto, come seconda partita non mi dispiace. Ci siamo accorti adesso in fase finale che abbiamo fatto probabilmente due errori. Uno, si parla delle tessere iniziali, c'era scritto di dividerle in tessere dungeon e in tessere caverna e usare solo quelle dungeon. Ma noi siamo pro e abbiamo giocato subito le caverne. Esatto. Non riusciamo bene a capire come funzionano i mazzi tesori. Ci spiega di aggiungere dei tesori che già sono presenti all'inizio per noi. Approfondiremo. Cercheremo di approfondire. Dobbiamo capire bene, forse bisogna togliere qualcosa. Come incominciare bene la partita. Esatto. Questo è il primo tentativo di un gameplay abbastanza lungo, perché il video sarà abbastanza lungo. Fateci sapere se vi è piaciuto con un like, con un commento, domande quante ne volete. Il video, se vi è piaciuto, lo condividete, lo fate vedere ai vostri amici. Stanno cercando di copiarmi, ma lo stile. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, ok? E se siete iscritti, ricordatevi di attivare la campanella per le notifiche. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!